video che ci permetterà di togliere quelle tip French della Essence di cui vi ho fatto il video precedentemente. Dunque, sulla scatola delle tip French si dice che queste French dureranno in circa 10 giorni, ma non è così, almeno a me non è funzionato purtroppo. È durata in circa, penso, 4-5 giorni, cosa del genere. Dopodiché ho iniziato a vedere che gli angoli iniziavano un po' a smussarsi e facilmente prendevano maglioni o asciugamano, e piano piano si andava staccando. Alla fine mi sono ridotta con completamente 3 dita senza tip e le altre a metà. Quindi le ho attaccate anche abbastanza bene negli angoli. Diciamo che secondo me questo tipo di tip vanno molto bene per chi non ama avere una monotonia nelle proprie unghie. E quindi all'incirca 4-5 giorni possono andare bene. Adesso procediamo a togliere queste French. Abbiamo detto che bisogna acquistare questo solvente adatto proprio per queste tip, ed è così composto. Si svita, questo ancora sigillato, vi faccio vedere e vediamo. Ed è composto da questo solvente e da queste piccoli aghetti. Praticamente bisogna immergere il dito all'incirca per 30 secondi e poi tirarlo fuori, e vedremo adesso cosa succede. Pronti? Via! L'ho tenuto all'incirca 30 secondi. Ecco, piano piano effettivamente si stacca. Immergiamo. Aspettiamo 30 secondi. Tranquillamente si è tolto. Quindi va bene il loro prodotto. Andiamo con le prossime. Ho terminato di togliere tutte le mie tip. Le mie unghie, sinceramente, non so, adesso avvicinandole non si vede molto bene, ma vi assicuro comunque che non stanno proprio benissimo. Cioè, sono abbastanza un pochino rovinate, come se si creassero delle piccole scagliette. Quindi io semplicemente faccio un filamento con una grana non molto grossa della mia lima, cerco di appunto pareggiarle, limarle tutte quante, e poi andrò a utilizzare il mio olio lito di limone che ho preparato un po' di tempo fa. L'ho messo in questa boccettina della Yves Rocher, dove c'era un tempo il detergente bifasico, che io detesto, di questa marca. Mi dispiace dirlo, ma non mi piace proprio per niente. E quindi col mio olio lito di limone andrò a massaggiare tutta l'unghia e la lascerò riposare ed asciugare. Dopo un bel paio di ore o addirittura anche l'indomani procederò alla stesura di un nuovo smalto, e quindi alla fine potrete sbizzarrirvi come vi sembra, come vi pare più opportuno, per creare nuove cose divertenti e nuove mani molto allegre. Ma secondo me è indispensabile, dopo aver fatto un utilizzo così eccessivo di solventi, di attack e cose varie, di farle respirare un bel po' le vostre unghie. Un qualsiasi tipo di operazione voi facciate alle vostre unghie, mi raccomando ragazze,
lasciatele sempre riposare perché può far altro che farci bene, un po' di olio di limone o passare il limone stesso, potete utilizzare anche olio di mandorle dolci, potete utilizzare olio di germi di grano, l'olio di jojoba, insomma anche l'olio d'oliva. Molto nutriente, semplicemente quelle che avete in casa, ma utilizzatele perché sono dei rimedi naturali che aiuteranno di molto le vostre unghie. Niente, questo è tutto ragazzi, alla prossima e un bacione. Ciao!